Ella dunque sognò che sedeva a tavola nella sala delle colonne azzurre. Stava per tagliare una melagrana con un affilato coltellino di bronzo, quando per distrazione questo le sfuggì e le penetrò nella mano, assai profondamente nella carne. Il sangue sgorgava copioso ed era di un rosso rubino come il succo della melagrana e le macchiò le vesti. E con vergogna e dolore ella lo vedeva sgorgare. Singhiozzava brevemente, senza lacrime, per il dolore, e corrugò le ciglia e guardò severamente là, verso colui a cui aveva pensato, il servo Usarsif, lo schiavo cananeo che in essa cresceva contro ogni convenienza. E lui le fu vicino e le prese la mano ferita e se la portò alla bocca. Per l'estasi il sangue si fermò e cessò di sgorgare. Ma nella sala, mentre a lei veniva questa salvezza, corse come un fremito di disgusto e di paura. Che la verga della vita l'aveva toccata.